Allora, Sabrina, quest'anno sono i 20 anni dall'uscita in sala dell'ultimo bacio. Io devo farti una confessione. Il suo personaggio, di Livia, io l'ho sempre amato, l'ho anche capito, ma mi ha anche sempre spaventato. Ho sempre avuto un atteggiamento ambivalente nei suoi confronti. Volevo sapere se anche tu l'hai vissuto in questo modo, questo personaggio. Sì. Io quando ho letto la sceneggiatura, a parte la felicità assoluta di essere stata scelta da Muccino, che mi aveva vista in televisione fare l'imitazione di quelli del Grande Fratello, quindi per me essere scelta per quel film era stata una gioia assoluta. Quando poi ho letto il ruolo, ho detto, oddio, no, non mi dire che devo interpretare questa donna così sgradevole, così isterica, così respingente. E poi mi sono detta, non puoi giudicarla, tu che sei un'attrice non puoi giudicare nessuno, devi guardare il mondo attraverso i suoi occhi. Quindi mi sono veramente immedesimata nelle sue ragioni e dopo l'ho capita, perché in realtà era anche lei che aveva bisogno delle stesse cose di cui aveva bisogno suo marito. Lei addirittura veniva da un parto e magari aveva vissuto anche il trauma del vedere la trasformazione del suo corpo, la sessualità che cambia, la voglia di libertà, l'incapacità di dormire la notte perché il bambino piange, eccetera, eccetera, tutta una serie di cose per cui ho capito le sue ragioni e alla fine l'ho amata. Anche se per anni poi c'è gente che mi ha fermato per strada dicendo io non mi sono più sposato perché ho visto te nell'ultimo bacio. E vabbè, magari avrò salvato dei matrimoni che Magari sarebbero sì, naufragati comunque. esatto. Tu hai portato in teatro Venere in pelliccia, di cui però hai anche firmato la sceneggiatura. Volevo sapere che tipo di esperienza era stata quella di mettersi sia sul palco ma anche sul testo scritto, un testo così Allora, importante. aspetta, io non ho firmato la sceneggiatura della Venere, l'adattamento è di Masolino D'Amico. Diciamo che poi il lavoro che ho fatto io, che è un lavoro che io faccio sempre in realtà, in quel caso parlando molto bene l'inglese, grazie a Dio, ho adattato alcune cose dalla versione originale perché volevo creare un personaggio che fosse credibile e quindi l'ho fatta diventare in realtà un'attricetta romana ignorante, molto contemporanea e che poi piano piano prendeva il potere su quest'uomo. E questo riuscire a riadattare, anche avere l'intelligenza, la complicità del regista Walter Malosti e anche di Masolino D'Amico, ha permesso di creare questo personaggio che poi ha veramente preso vita sul palco, tant'è che è stato un successo clamoroso, abbiamo avuto il sold out per 3 anni di seguito, ho vinto il premio Flaiano, che è un premio bellissimo come migliore attrice, quindi è stata una cosa che mi ha dato un enorme soddisfazione. È probabilmente una delle cose più belle che io abbia mai fatto nel mio percorso artistico. Breve, a presto ti vedremo in Anni da cane di Fabio Mollo, senza ovviamente fare nessun tipo di spoiler. Volevo sapere che tipo di esperienza era stata lavorare per una piattaforma così grande, lavorare con un regista che comunque ha un percorso molto eterogeneo. Io ho accettato questo film per lui. Mi interessava moltissimo poterlo incontrare, mi interessava moltissimo potermi confrontare con lui perché la mia aspirazione è quella di lavorare con artisti veri e io ho amato talmente tanto i lavori precedenti di Fabio che ho detto io devo utilizzare questa occasione. Ti confesso che il ruolo non è un ruolo che mi avesse fatto innamorare, forse se non ci fosse stato lui la regia non avrei accettato probabilmente. Anche se il film è molto molto carino, è un teen movie, io sono l'unico personaggio adulto, sono tutti ragazzini dai 16 ai 20 anni e secondo me sarà probabilmente un grande successo. Però ecco, ho accettato per questa ragione qui e spero di poter lavorare con lui anche in altri progetti futuri. Per te che cos'è il cinema? È una domandona, vorrei non essere banale. Per me il cinema è un conforto, sia quando vado in sala a vedere un film, sia quando interpreto un ruolo perché è una forma di fuga dalla vita. E quindi nello stesso tempo anche una forma di ricerca, una forma di studio dell'esistenza. E quindi per me aumenta tantissimo il valore dei miei giorni. Ecco, penso che sia un grande privilegio poter vivere di cinema. Grazie mille per il tuo tempo. Grazie a te. Grazie.